Buonasera, buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Bulgarini è pronto a raccontarvi l'ultimo dei posticipi della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A. Milan-Roma. La capolista prova la prima fuga in questo torneo a punteggio pieno, la formazione allenata da Stefano Pioli, che è andata bene, benissimo anche in esordio, nel suo esordio in Europa League sul terreno dei Celtic di Glasgow, andando a vincere per 3-1 su quel sempre complicato appunto terreno di gioco. E poi la Roma che ha bisogno di punti per inserirsi a pieno titolo nella lotta per il quarto posto, quindi per quelle posizioni, per quella posizione che potrebbe significare nella prossima stagione l'accesso alla Champions League. Una Roma che è andata anche lei a vincere in trasferta all'esordio nel trofeo continentale, l'Europa League, sul terreno dello Young Boys per 2-1. Una Roma che ha strapazzato il Benevento nell'ultima giornata di campionato, così come il Milan ha entusiasmato nel derby vinto a spese dell'Inter. Insomma, una partita tutta da raccontare, lo faremo ovviamente tenendo conto del fatto che lo stadio è praticamente vuoto, anzi è totalmente vuoto per quello che riguarda gli spettatori, soltanto gli addetti ai lavori presenti sulle tribune del mastodontico Meazza. Ecco Çalhanoğlu per Zlatan Ibrahimovic, che tocca il suo primo pallone, come di consueto lo fa con grande destrezza, dando sviluppo alla manovra offensiva del Milan. Dalla corsia di sinistra si accentra Leao, arriva ai 20 metri, pallone imbucato in mezzo, interessantissimo, la rete di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan è in vantaggio esattamente dopo 2 minuti di gioco. Grandissima giocata del Milan, colto e superato alle spalle il numero 24 della Roma, Maraj Kumbulla, dall'imbucata di Çalhanoğlu che ha trovato Zlatan Ibrahimovic in anticipo su Mirante. Il Milan, dopo 1 minuto e mezzo nemmeno, è già in vantaggio per 1-0, e a segnare ovviamente lui, Zlatan Ibrahimovic. Ancora una volta lui. Attenzione Dzeko in azione solitaria, Dzeko salta tutti all'ultimo momento, viene fermato il corner al ritorno di Kier. Edin Dzeko ha seminato il panico, sì, nella difesa del Milan. All'ultimo momento Kier è intervenuto per togliergli il pallone dei piedi, si era avvicinato in maniera assai minacciosa all'estremo difensore del Milan, Tatarusano, partendo da sinistra dopo lo scambio con Mkhitaryan. Edin Dzeko, diciamo così, uno dei più attesi stasera alla prova contro il Milan, contro la capolista. Cross in mezzo di Pellegrini, la rete della Roma, il pareggio dalla parte della squadra giallorossa. Dzeko, esattamente al minuto 14 nel corso del primo tempo, cambia ancora il parziale, ha pareggiato la Roma, ha pareggiato, indovinate un po', Edin Dzeko. E poi la Roma che prova ad allontanare Ibrahimovic, gran mucchio, parte la conclusione da parte di Hernandez con il pallone che finisce di un nulla sul fondo. C'è stata anche una deviazione di un giocatore giallorosso, il pallone che è finito fuori dalla campo, e quindi tiro dalla bandierina in favore del Milan. Milan pericolosissimo, gentili ascoltatori. Siamo al 29esimo, siamo ancora 1-1, ma adesso la formazione di casa sta cercando in ogni maniera di tornare in vantaggio, e lo fa grazie anche alla sua fisicità all'interno dell'area di rigore della Roma. Un altro cross che parte, un altro colpo di testa, un'altra parata splendida di Mirante sulla incornata di Romagnoli, che aveva anticipato compagni e avversari, era andato a indirizzare sotto la traversa. Lì Mirante è riuscito con le due mani a mettere sul fondo, e quindi nel calcio d'angolo due opportunità costruite nel giro di pochissimi secondi da parte del Milan, prima con la conclusione di Teo Hernandez, finita di un nulla al lato e probabilmente, anzi sicuramente, deviato da un giocatore della Roma, poi sulla corner di Çalhanoğlu il colpo di testa, l'incornata di Romagnoli che ha chiamato alla deviazione in corner l'estremo difensore della Roma. Ancora pericoloso il Milan, palo clamoroso del Milan, con la Roma che ora parte in contropiede. Milan che ha sfiorato nuovamente il gol del vantaggio, e ancora una volta crediamo con Selemakers o con Kier, che ha colpito anche lui un difensore centrale in anticipo sugli avversari e ha colpito in pieno anche il palo. Ibáñez ora, attenzione al suo tiro, ribattuto ancora sui piedi di Ibáñez, il cross che parte, c'è la ribattuta questa volta da parte di un giocatore del Milan, sbaglia la formazione rossolera, e poi il tiro al volo di Pellegrini con la gran parata di Tatarusano. Azioni da gol da una parte e dall'altra, sta per partire, vediamo se Teo Hernandez, vediamo se Çalhanoğlu con la conclusione violenta e la deviazione in angolo di Mirante, che tutela come meglio non avrebbe potuto fare il suo palo. Teo Hernandez prova ad accentrarsi la francese, cerca adesso Leao, su di lui il pallone toccato da Edin Dzeko, non in maniera sufficiente però, perché il portoghese simbola ancora sulla fascia, salta l'avversario per il traversone in mezzo, la rete del Milan con Selemakers, grandissimo gol del Milan, il raddoppio della formazione rossonera, la volata di Leao
che ha lasciato sul posto l'avversario, ha messo in mezzo il pallone, è arrivato Selemakers col piattone destro e ha lasciato di stucco, letteralmente impietrito Antonio Mirante. Siamo al minuto 2 nel corso della ripresa e così come era accaduto inizio partita, il Milan è nuovamente passato in vantaggio, questa volta con Selemakers al termine di un'azione meravigliosa di Leao sulla corsia di sinistra. Anticipato questa volta Leao, Pedro che può andare via, evita un avversario, evita il secondo, poi serve centralmente Pellegrini, attenzione la Roma che attacca e si distende in avanti col tocco per Mkhitaryan, magico il cross, secondo palo, Dzeko, pallone sul fondo, azione meravigliosa, bellissima, della Roma in contropiede, bellissima. Calcio di punizione già battuto, Mkhitaryan in area, Mkhitaryan sinistro, la respinta corta da parte del giocatore, calcio di rigore fuori della Roma, calcio di rigore in favore della Roma per atterramento di Petro che aveva provato il tappino alle sue spalle, è arrivato Bennacer, se non andiamo errati, e proprio all'interno dell'area piccola ha messo giù Petro, secondo l'arbitro calcio di rigore, è sembrato non avere esitazioni il direttore di gara. Veretù contro Tatarusano, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Veretù che parte con il destro, rete, il pareggio della Roma, Jordan Veretù, esattamente al 26esimo minuto nel corso della ripresa, siamo 2-2, ha pareggiato la Roma e dobbiamo dire che la reazione dei giallorossi dopo il gol del 2-1 subito ad opera di Selemakers era stata veemente, mentre attenzione al Milan, il cross in mezzo di Castieco, c'è il pallone per Cialanoglu, destro, respinto ancora una volta, vediamo il Milan che prova ad attaccare il pallone in area di rigore, pericoloso, calcio di rigore in favore del Milan, calcio di rigore in favore del Milan per un atterramento di Cialanoglu ad opera di Mancini. L'arbitro ha deciso, basta, si tratta di calcio di rigore, i giocatori della Roma vanno a protestare, ci sembra Giacomelli assolutamente deciso ad assegnare il calcio di rigore, ma insomma è chiaro che si va da una parte all'altra, le opportunità sono ancora tante, ora c'è Zlatan Ibrahimovic sulla pallone che ha la possibilità della doppietta, prenderà rincorsa con il destro, c'è in porta Antonio Mirante, l'arbitro che va a verificare che tutto si svolga correttamente alle spalle del giocatore svedese, quindi fuori all'area di rigore della Roma, parte con il destro Ibrahimovic, il Milan si porta nuovamente in avvantaggio con Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta, rigore da una parte, rigore dall'altra, cambia ancora il parziale a San Siro, il Milan ora conduce sulla Roma per 3-2, parte Veretù, il pallone in area, lo allontana e poi c'è il gol del pareggio da parte della Roma con il numero 24, Kumbulla. Ancora lui, Kumbulla, così come accadeva a Verona, accade anche con la maglia della formazione della Roma, è arrivato Kumbulla dopo il tocco sul primo palo a spingere il pallone nella porta ormai vacante e siamo 3-3, le emozioni non finiscono e siamo solo, tra virgolette solo, al 39esimo del secondo tempo. Possiamo dire che Ibrahimovic anche questa volta ci ha messo del suo, ci ha messo su alzando il piedone, praticamente non ha fatto altro che deviare il pallone sul secondo palo, calcio d'angolo, altra opportunità per il Milan, su azione della palla inattiva, vediamo chi andrà a occuparsi di questo tiro dalla bandierina, proprio Cialanoglu da sinistra, interno del piede destro, traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Antonio Mirante, la rincorsa da parte del giocatore turco, il pallone che spioverà all'interno dell'area di rigore della Roma dove hanno assemblandosi attaccanti rossoneri e difensori giallorossi, pallone direttamente in porta, Mirante ci mette una pezza, mamma mia che aveva fatto Cialanoglu, intanto la Roma è ripartita, il lancio per Petro dalla parte opposta, è solo Mkhitaryan, Petro non se ne accorge, gli ruba il pallone Calabria che nel frattempo è andato a fare dal terzino destro al terzino sinistro e il Milan che può ripartire dal settore di sinistra proprio con Zlatan Ibrahimovic che attende l'arrivo di un suo compagno di squadra, insomma è una partita pazzesca, gentili ascoltatori, pazzesca. Le squadre che siamo probabilmente all'ultima opportunità del match con il solito Cialanoglu che andrà a battere questo tiro dalla bandierina da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria rientrare rispetto alla porta difesa è da Antonio Mirante, il numero 10 che sistema con cura il pallone sul punto di battuta, vediamo cosa succede, succede che sta per partire il cross sempre molto insidioso, ci arriva Romagnoli, colpisce ma mette fuori di pochissimo il pallone che finisce, che sul fondo, che occasione, esulta Romagnoli, pazzesco, esulta Mancini come se avesse evitato veramente il gol e quindi rimessa al fondo in fuori della Roma, immaginiamo che su questa rimessa al fondo l'arbitro fischierà la fine delle ostilità ed infatti è così, 3-3, spettacolare, dopo 5 minuti e passa di recupero è finita questa partita appassionante tra Milan e Roma, la successione delle reti rapidamente prima del commento di Fulvio Collovati, apre Zlatan Ibrahimovic dopo poco meno di 2 minuti di gioco il pareggio con Dzeko al 14esimo, un'apertura di ripresa, la rete da parte di Selemakers, poi il 2 a
2, firmato Veretout su calcio di rigore, altro calcio di rigore, questa volta Ibrahimovic che si presenta sul dischetto e porta nuovamente avanti di un'incollatura il Milan. Ci pensa Kumbulla alla fine a mettere il risultato in ghiaccio con il 3-3 finale. Francesco Replice nel ribadirvi che Milan e Roma hanno chiuso 3-3 la quinta giornata del campionato di calcio di Serie A, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.